Quindi ci agganciamo al discorso di ieri, dove abbiamo dato una valanga di definizioni e qualche esempio sui grafi, e ieri siamo rimasti relativamente sul piano matematico. Adesso proviamo a spostarci gradualmente sul piano informatico. Quindi le due prime domande che ci poniamo sono i primi due punti di questo indice, di queste slide. La prima è come facciamo a rappresentare, quali sono i metodi per rappresentare un grafo all'interno delle strutture dati del nostro programma, no? Il metodo informatico. E il secondo passaggio sarà cominciare a conoscere una libreria che, diciamo così, implementa al suo interno queste tecniche e buona parte degli algoritmi di cui avremo bisogno sui grafi e che poi via via studieremo. Allora, partiamo dalla prima domanda. Se io ho un grafo vie, no? Vertici e archi, come faccio a rappresentare questa informazione in una serie di strutture dati informatiche? Allora, queste quattro citate qui in questa slide sono le scelte principali. Poi chiaramente uno può sbizzarrirsi con la fantasia quanto vuole, ma sono scelte basate su liste o basate su matrici. E in particolare le possibilità di rappresentazione basate su liste possono essere la lista di decenza o la lista di incidenza. Quelle basate su matrici si chiamano matrice di adiacenza e matrice di incidenza, ancora una volta. Adesso vedremo qualche esempio, no, relativo a queste quattro. Io ho messo in grassetto quelle liste di adiacenza e matrice di adiacenza perché sono quelle che in realtà, almeno nella pratica, si usano di più. La lista di incidenza e la matrice di incidenza sono più per casi particolari. Vedremo poi alla fine qual è la complessità dell'utilizzo di questo tipo di varie alternative. Allora, vediamo di capire con esempi di che cosa si tratta. Allora, io ho preso quel grafo indicato lì sopra, un grafo di 9 nodi, se non sbaglio, 9 vertici, 4, 2, 6 e 3, 9, etichettati con le lettere dalla A alla I. Un modo, e quindi ho 9 vertici che in qualche modo devo conoscere. E poi ho una serie di archi, in questo caso è un grafo, lo vediamo, non orientato e non pesato. Gli archi non sono orientati e non hanno l'indicazione di nessun peso, nessuna etichetta. Quindi l'unica informazione che dobbiamo rappresentare è, dato un vertice, ad esempio il B, quali sono gli archi incidenti su B. Ho detto in altri termini, quali sono gli altri vertici che sono adiacenti a B stesso. Allora, questa informazione la posso dare. Detta così come l'ho detta a parole, mi sto chiedendo, dato un vertice B, dammi l'elenco degli altri vertici adiacenti a B. E questa potrebbe essere una struttura di questo genere. Io ho 9 nodi, che sono questi, a ciascuno di questi nodi di partenza, o vertici, associo una lista. La lista nella quale vado a registrare l'elenco degli altri vertici adiacenti a quello considerato. Quindi per il primo vertice A ho la lista BC perché dice che ad A è adiacente B e ad A è adiacente C. Per la seconda lista, per il secondo nodo B, ho la lista ACDE perché al nodo B sono adiacenti sia A che C che E che D e così via. Quindi avrò, se ho un certo numero di vertici, avrò tante liste, tanti quanti sono i vertici. In ciascuna lista avrò tanti elementi, tanti quanti sono gli adiacenti di quel vertice, ossia il grado di quel vertice. E questo è un modo di rappresentarlo. Possiamo cominciare a immaginarci dal punto di vista algoritmico cosa è comodo e cosa è scomodo fare. La rappresentazione a sinistra rappresenta la stessa informazione sotto forma matriciale invece. Costruisco una matrice quadrata, in questo caso 9x9, perché 9 è il numero di vertici, e a ogni riga e a ogni colonna faccio corrispondere uno specifico vertice.
e poi gioco sugli incroci. Un elemento che nell'incrocio di una certa riga che corrisponde a un vertice e una certa colonna che corrisponde a un altro vertice conterrà 0 oppure 1. Conterrà 0 se tra i due vertici identificati dalla riga della colonna non c'è un arco, conterrà 1 se invece c'è un arco. Per farla semplice, prendiamo il solito esempio del vertice B, corrisponderà alla riga, alla seconda riga, quella etichettata con B, e andiamo a vedere dove sono gli 1. Gli 1 sono nella prima colonna, cioè vertice A, e questo 1 ci dice B è adiacente ad A. Poi andiamo avanti, B è adiacente a C, B è adiacente a D, B è adiacente a E, e poi B non è adiacente né a F, né a G, né ad H, né a D. Questo è un grafo semplice, quindi senza cappi, per cui la diagonale è sempre 0. Deve essere 0, perché un vertice non è adiacente a se stesso se il grafo non ha cappi, non ha dei loop. Quindi sono due modi diversi di rappresentare la stessa informazione. Informazione che, partendo da un vertice, posso conoscere tutti quelli ad esso adiacenti. Io qua l'ho fatto per righe, ma se lo facessi per colonne è esattamente la stessa cosa. Infatti si vede che questa matrice è una matrice simmetrica perché il grafo è un grafo non orientato. Quindi scambiare il ruolo delle righe delle colonne è come scambiare il ruolo del vertice di arrivo, del vertice di partenza di un arco, ma se il grafo non è orientato non cambia nulla. Vabbè, qui ci sono altri esempi più semplici. La lista di adiacenze è un grafo non orientato. Ho fatto un esempio più semplice per poter fare le varie varianti. È esattamente la stessa di prima. Stessa rappresentazione, dal vertice 3 è adiacente al 2 e al 4, quindi vedo il vertice 3, adiacente 2 e adiacente 4. In queste rappresentazioni una anomalia o particolarità è che ogni arco che nel grafo rappresentiamo una volta sola, in realtà nella struttura dati ci compare due volte. Cioè, per dire che c'è l'arco che collega 3 e 4, dovrò dire che nella lista di adiacenti di 3 c'è 4. E anche dovrò dire che nella lista di adiacenti del 4 c'è il 3. Quindi vedete che avete questi due elementi della struttura dati, quelli evidenziati, che messi insieme rappresentano un'informazione sulla presenza di quell'arco. Devono esserci sempre entrambi. Quindi, di fatto, in questa struttura dati c'è un numero di oggetti, se pensiamo in Java, pari praticamente al doppio di quello che servirebbe. Però, vabbè, questo ci permette di fare la ricerca in entrambe le direzioni. Vabbè, qui ci sono altri esempi. Questo è un esempio di un grafo non connesso, ma non ha nulla di particolare, semplicemente le liste sono scritte in modo diversi. Questo indica che in alcuni casi le liste di adiacenza possono essere anche vuote, nel caso in cui abbiamo dei vertici isolati. Questo non c'entra col fa fatto che il grafo, chiaramente in un grafo non connesso possono esserci anche dei vertici isolati. In un grafo connesso ogni grafo avrà grado almeno pari a 1. Ogni nodo, ogni vertice avrà grado almeno pari a 1. Ecco, se invece passiamo a un grafo orientato, cosa cambia? Poco, poco nulla, nel senso che l'idea di rappresentare delle liste che contengono i vertici adiacenti ad un vertice dato continua a valere. Semplicemente questa informazione non è più simmetrica. E quindi questo è un grafo orientato, dice quali sono i vertici adiacenti all'1? Ecco, in questo caso adiacenti lo intendiamo come collegati in senso uscente, cioè i vertici che posso raggiungere uscendo dall'1. In questo caso solo il 2 e lo rappresento con la prima lista da sopra. Quali sono i vertici raggiungibili dal 2? C'è il 3 e il 4. E quindi nella lista di adiacenza del 2 c'è il 3 e il 4. Da notare che nella lista di adiacenza del 3 non c'è il 2, perché non c'è l'arco contrario che da 3 torna verso 2. Quindi, ma il criterio di rappresentazione è esattamente lo stesso. Semplicemente, dato un vertice, trovo l'elenco di tutti i vertici raggiungibili attraverso un passo, seguendo l'orientamento degli archi. È chiaro che diventa un pochino più difficile, usando questa struttura, dire quali sono i predecessori. Cioè, se sono sul nodo 4,
è immediato dire dove posso andare in 5 e infatti la struttura dati me lo dice qua. Ma se io guardassi la struttura dati e mi chiedessi ma nel nodo 4 da dove posso arrivare per arrivare al nodo 4? E la struttura dati non me lo dice direttamente. Dovrei fare una ricerca esaustiva su tutti i nodi per chiedere, quindi tutte le liste di tutti i nodi per vedere dove ci sono dei 4. Voglio sapere quali sono i vertici incidenti su 4, lo trovo qua, però devo cercarlo, non posso partire dal vertice 4 e trovare. Trovo gli archi uscenti, cioè i nodi corrispondenti agli archi uscenti, ma non ho rappresentati i nodi corrispondenti agli archi entranti. Mi interessa o non mi interessa, dipende dai casi, è una caratteristica che ci farà scegliere magari una rappresentazione piuttosto che un'altra. Questo è un altro esempio di una lista di adiacenza, in questo caso è stata disegnata in verticale perché in orizzontale occupava troppo spazio, ma di nuovo sono esempi che servono a chiarire. Ecco, sugli stessi grafi possiamo applicare anche la matrice di adiacenza, quella che abbiamo visto prima già, che è la matrice quadrata, tante righe e tante colonne quanti sono i vertici, la diagonale sempre piena di zeri, a meno che il grafo non sia un grafo con dei capi. E in tutte le altre caselle esiste un valore 0,1 a seconda che i due vertici, corrispondenti alla riga e alla colonna, siano connessi da un arco oppure non siano connessi da un arco. Anche questa di facile lettura. Poiché questa matrice è simmetrica e poiché il contenuto della diagonale in realtà è già noto, dal punto di vista dell'occupazione di spazio di memoria, in realtà mi interessa solamente memorizzare metà di quella matrice, la metà che stiamo vedendo. Il resto si può ricavare. Quindi l'occupazione reale di memoria non è n quadro, ma è n quadro mezzi, giù di lì. Che però dal punto di vista asintotico, dal punto di vista della complessità asintotica, al crescere di n, n quadro mezzi sono lo stesso numero, quindi non è che ci cambi di molto le cose. Sappiamo che se vogliamo possiamo risparmiare un pochino di spazio. La matrice di adiacenza si può anche utilizzare nel caso in cui vogliamo rappresentare un grafo orientato. Quindi questa volta abbiamo le frecce, non solamente gli archi. E come si rappresenta? Dovrò a questo punto fare attenzione bene alle righe e alle colonne. Dirò che le colonne, cioè scusate, le righe, quindi queste 1, 2, 3, 4, 5, la prima riga, seconda riga, terza riga, rappresentano il vertice di partenza da cui parte l'arco, e le colonne, prima, seconda, terza, quarta, quinta colonna, rappresentano il vertice d'arrivo. Quindi un 1 messo qua sotto, in questa posizione, significa che c'è un arco che parte da 5 e arriva a 2. Che sarebbe quest'arco qui. Tra 2 e 5, invece, che archi che partono da 2 e arrivino a 5, non ce ne sono, non c'è, perché qui c'è uno 0. Quindi, di nuovo, la chiave di lettura è la stessa, solo che, non essendoci più simmetria, adesso questa matrice non è più simmetrica, devo fare attenzione a come lo leggo. Se io voglio leggere gli archi uscenti, quindi attraversare il grafo nella direzione delle frecce, parto dalle righe e leggo le colonne e trovo gli uni, trovo quali sono le colonne corrispondenti agli uni. Ma con la stessa fatica potrei anche navigare il grafo al rovescio. Cioè, voglio sapere quali sono, la domanda che ci eravamo fatti prima, quali sono i vertici che gli archi che entrano in 4? E basta che io prenda la colonna 4, vado a vedere quali uni ci sono e trovo la riga 2. Quindi attraversare un arco in avanti, attraversare un arco indietro, all'indietro, in una struttura dati matriciale ha lo stesso costo. In una struttura dati a lista invece è un costo diverso. Maggiore o minore? Boh, facciamo attenzione. Nel senso che per trovare sia i successori che i predecessori di un certo vertice, io in ogni caso mi devo scandire un'intera riga oppure un'intera colonna. E la lunghezza della riga o della colonna è pari al numero di vertici.
Quindi una complessità che è lineare nel numero di vertici. Giusto? Un grafo di 100%, ogni volta che voglio passare da un vertice ai suoi adiacenti, sia in avanti, sia indietro, indifferente, dovrò scandire una riga o una colonna di 100 caselle. Invece, in una struttura lista, se io voglio trovare il successore di un nodo, dovrò semplicemente scandire la lista associata a quel nodo. E qual è la lunghezza di quella lista? Beh, la lunghezza massima teorica ovviamente è il numero di nodi, ma la lunghezza effettiva è data dal grado del nodo. Quindi se ho 100 nodi, ma ogni nodo è collegato mediamente solo a 2, 3, 4 altri nodi, qui ho strutture di questo genere, no? Dove ho tanti nodi, ma ognuno ha un numero di adiacenti basso, beh, la complessità nello scandire la lista è data dal grado massimo dei nodi che posso incontrare. Quindi ho in questo caso una complessità che cresce linearmente col grado massimo dei nodi, dei vertici del grafo. Nell'altro caso cresceva linearmente col numero di vertici. Sono due quantità diverse, dipende da che grafo ho. Se è un grafo che ha la densità del 98% è uguale. Se è un grafo che ha una densità invece dell'1 per 1000, allora avere qualcosa che cresce col grado è più conveniente che avere qualcosa che cresce col numero di vertici. Viceversa, però, se vado in retromarcia, se devo andare a trovare i predecessori di un determinato nodo, dovrò scandirmi tutte le informazioni, quindi tutti gli elementi di tutte le liste. E quanti sono? Sono pari al numero di vertici totale del grafo. Quindi in una struttura di questo genere l'attraversamento in avanti ha una complessità pari al grado del nodo. L'attraversamento indietro ha una complessità pari al numero totale di vertici, scusate, di archi del grafo, di edge, di archi del grafo. Totale. Devo guardare tutti. Non di vertici, di archi. Quindi potenzialmente n quadro. Anche qua dipende molto dalla densità. Se la densità è elevata, il numero di archi è effettivamente dell'ordine di grandezza del quadrato del numero di vertici. Se la densità invece è molto bassa e evanescente, allora il numero di archi potrà essere limitato nell'ordine di grandezza del numero di vertici. Dipende da quanto è limitato il grado. Quindi vedete che si comportano in modo molto diverso dal punto di vista della complessità asintotica. E quindi la scelta tra una struttura e l'altra dipende dal tipo di operazioni che dovremo fare. Alcune sono più efficienti in un metodo, in una struttura, altre sono più efficienti in un'altra. Mi verrebbe da dire, se non avessimo problemi di spazio, magari converrebbe rappresentare il grafo con due strutture di adiacenza, una normale e una rovesciata, nel quale rappresento invece l'informazione al contrario sugli archi. Allora troverei, diciamo così, il meglio di entrambi. Però devo essere un pochino più intelligente io a usare la struttura giusta. Quindi queste sono le strutture, come dicevo prima, di base, le più semplici, le cardinali. Poi di lì ci si può andare a ottimizzare, sbizzarrire, a trovare delle varianti. Ok, la struttura matriciale, ma anche quella liste, si prestano poi a rappresentare anche dei grafi pesati. Un grafo pesato, la differenza qual è? Beh, che la matrice non contiene più dei valori booleani 0 o 1, ma conterrà dei numeri reali, o interi, ma la maggior parte dei casi sono reali, che rappresentano il peso dell'arco stesso. Quindi 0 vuol dire nessun arco, 3 vuol dire esiste un arco e ha peso 3. Questo nell'ipotesi in cui 0 non sia un valore lecito per il peso. Se invece esiste 0 come valore lecito, allora per indicare che non c'è un arco mettiamo un altro valore, un meno 1, meno 12.300, cioè un valore sentinella, cosiddetto, cioè un valore particolare che non può essere confuso con un vero peso di un arco. Quindi si generalizza facilmente. Qui c'è un altro esempio.
E queste sono le due strutture dati, quelle che abbiamo visto, le liste e le matrici di adiacenza, perché l'informazione che registro è, dato un vertice, quali sono quelli suoi adiacenti. O la registro scrivendo in una riga di una matrice, o la registro creando una lista che contiene i riferimenti agli altri vertici. Poi esistono le altre strutture dati che si chiamano di incidenza. L'incidenza è il verbo, il sostantivo che usiamo per dire che un arco incide su un vertice. Quindi mentre l'adiacenza è una relazione tra due vertici, un vertice è adiacente a un altro vertice, l'incidenza è una relazione tra vertici e archi. Quindi abbiamo una rappresentazione che tiene conto esplicitamente degli archi, gli dà un nome, li distingue. E quindi avremo, nel caso della rappresentazione matriciale, una matrice che ha tante righe quanti sono i vertici, ma tante colonne quanti sono gli archi. Il numero di archi, nuovamente, è una cosa che tende come complessità a partire da un minimo pari al numero di vertici e un massimo fino al quadrato, in funzione della densità. Quindi una matrice che ci immaginiamo molto larga, no? Con tantissime colonne. E metteremo un 1 nell'incrocio tra una riga e una colonna tutte le volte che quell'arco, quindi 3 in questo caso rappresenta l'arco, incide sul vertice rappresentato dalla riga. Allora, questa colonna 3 rappresenta il vertice numero 3, l'edge 3, scritto qua sotto, che collega il vertice 2 col vertice 5. Quindi l'edge 3, l'arco 3, avrà un 1 in riga 2 e un 1 in riga 5. Tutti gli archi dovranno avere esattamente due 1 nella colonna corrispondente, perché ogni arco è incidente sempre a due vertici. Cioè, o non c'è, o se c'è, tra due vertici. E quindi nella colonna corrispondente a un arco devono esserci sempre esattamente due 1. Mai 3, mai 1, mai 0. Non avrebbe senso. Mentre invece per righe incontrerò tanti 1 quanti sono gli archi incidenti. Quindi ad esempio il vertice 5 ha 3 1 in corrispondenza dell'arco 2, l'arco 3 e l'arco 5. Il che significa che il vertice 5 ha grado pari a 3, ha 3 archi incidenti. Ok, questi archi incidenti a che cosa sono collegati? Un attimo, non lo so, a occhio non te lo so dire. Devo andare un attimo a navigare la tabella. Io so che sul vertice 5 è incidente l'arco 2, e l'arco 2, andiamo un po' a vedere, ah guarda, l'arco 2 è incidente anche al vertice 1. E quindi so che 5 è adiacente a 1. Poi, vado avanti, 5 adiacente all'arco, è incidente, o meglio, su 5 è incidente l'arco 3. Qual è l'altro vertice su cui l'arco 3 incide? È il vertice 2. Lo troviamo salendo qua. E poi sul vertice 5 è incidente l'arco 5. Qual è l'altro vertice su cui è incidente l'arco 5? E beh, è il vertice 4. Lo vediamo nella casella subito sopra. È un po' complicato. Complicato no, un po' macchinoso. Diciamo che è un po' indiretto. L'informazione sull'adiacenza, quali sono i due vertici che si guardano, che si toccano, non è rappresentata esplicitamente in una matrice di incidenza. La devo dedurre. Quindi sia per questo motivo, per cui navigare un grafo rappresentato così è tutte volte macchinoso, sia anche per la dimensione, perché ovviamente questa matrice è sicuramente più grande della matrice di adiacenza, che si tende a usare poco questa rappresentazione. Però se ci pensiamo è l'unica rappresentazione che ci permette di rappresentare un multigrafo. In una matrice di adiacenza io posso solo dire se due vertici sono adiacenti o no, cioè c'è l'arco o non c'è, e se ce ne fossero due di archi tra gli stessi due vertici non riesco a distinguerli. Ho una casella sola in cui mette tutta l'informazione sull'adiacenza tra il vertice 2 e il vertice 5. Mentre invece qui, se ci sono due archi, beh, aggiungo una colonna, e nella seconda colonna ci sarà di nuovo l'informazione che un altro arco, guarda caso, è adiacente alle stesse coppie di vertici di prima. Non è un caso particolare. Quindi per un multigrafo servono informazioni di incidenza, perché
nei multigrafi ho archi multipli tra gli stessi vertici, quindi l'arco di per sé assume un'importanza maggiore e va rappresentato esplicitamente. Anche la matrice di incidenza può essere usata per grafi orientati. In questo caso molto spesso si gioca sul segno del numerino. Per cui io metterò un meno 1 in corrispondenza al vertice da cui l'arco esce e un più 1 in corrispondenza al vertice in cui l'arco entra. Quindi prendiamo l'arco 4, che non abbiamo ancora usato come esempio. L'arco 4 esce dal vertice 2 e entra nel vertice 4. Quindi l'arco 4 va da 2 a 4. Vediamo se è vero. Sì, l'arco 4 è questo. Parte dal vertice 2 e arriva al vertice 4. Quindi una matrice di incidenza per grafi orientati, non pesati, abbiamo in ogni colonna esattamente un valore pari a meno 1 e esattamente un valore pari a più 1. Che rappresentano i due estremi orientati a questo punto dell'arco. E poi in ogni riga troveremo dei più 1, meno 1 che indicano, ad esempio, il vertice 2 ha un grado pari a 4, un grado totale, di cui 2 di grado entrante e 2 di grado uscente. I valori negativi indicano i gradi uscenti e i valori positivi indicano gli archi entranti, quindi contribuiscono all'in-degree o all'out degree rispettivamente. Quindi anche questi si possono rappresentare facilmente. Quali strutture scegliere? Beh, ad esempio, pensiamo a una lista di adiacenza. Quanti quadratini, rettangolini abbiamo disegnato nei nostri disegni dei grafi, per rappresentare un grafo attraverso una lista di adiacenza? E beh, c'erano tante liste, una per ogni vertice, e poi gli elementi delle liste erano uno per ogni arco, oppure nel caso del grafo non orientato, due per ogni arco, perché l'arco compariva due volte. Ma alla fine l'ordine di grandezza era pari al numero di vertici, cioè il numero di liste, più il numero di archi, che complessivamente rappresentava tutti gli elementi appartenenti alle varie liste. Questa è la complessità asintotica. Nel caso della matrice di adiacenza, invece, lo spazio occupato non dipende dal numero di archi, perché la matrice ha dimensione fissa, data solo dal numero di vertici. Allora, quale conviene in termini di spazio? Poi non è detto che lo spazio sia la misura più importante, ma in termini di spazio il confronto chi lo vince? Dipende dal numero di archi. Qui siamo nell'ordine di V al quadrato. Qui siamo nell'ordine di E più V. Allora, se si avvicina a V al quadrato, cioè una densità molto alta, allora occupano spazio simile. Ma se la densità è molto bassa, quindi il numero di archi effettivi è molto minore del numero di archi potenziali che è V al quadrato, la V per me è V-1 diviso 2, ma V al quadrato come ordine di grandezza, beh, allora la lista di adiacenza è molto più conveniente in termini di spazio. Solo se la densità è molto bassa, si chiamano grafi sparsi. Se invece i grafi sono densi, cioè la densità è molto alta e quindi il numero di archi è prossimo o perlomeno asintoticamente vicino al quadrato del numero di archi, beh, allora le due rappresentazioni occupano praticamente la stessa memoria. Allora a quel punto magari preferisco la matrice perché è più comoda da usare. Qui ho provato anche a indicare sotto qualche idea di complessità delle operazioni principali. Se ho una rappresentazione basata sulla lista di adiacenza e voglio sapere se due vertici sono adiacenti, sì o no? Cosa devo fare? Devo andare a trovare il vertice che voglio, uno di due, e a scandire l'intera sua lista di adiacenze.
Quindi una complessità che è data da un tempo costante, cioè trovare la lista dei vertici che mi serve, più un tempo variabile proporzionale al grado del vertice. Queste liste sono lunghe o corte a seconda del grado di questi vertici. Nel caso di una matrice di adiacenza, un tempo costante. Prendi l'elemento di riga 3, colonna 8 e dimmi quanto vale. Leggo solo un dato, un valore. Quindi dal punto di vista del tempo di esecuzione la lista è un pochino più penalizzata rispetto alla matrice. La matrice tende ad essere un pochino più esosa dal punto di vista dello spazio, ma un pochino più prestante dal punto di vista del tempo. E se io invece, dato un vertice, voglio conoscere tutti gli altri vertici a lui adiacenti, quindi non trovare se ce n'è uno, il controllo di adiacenza, ma ho il vertice 3, dimmi quali sono gli adiacenti al vertice 3. E allora in quel caso trovo la lista del vertice 3 e dovrò trovare esattamente gli elementi, avrò già lì pronta la risposta nella lista di adiacenza che sono i vertici esattamente adiacenti al 3. E quindi la sua complessità è pari al suo grado. Mentre invece la matrice di adiacenza sono un pochino più penalizzato perché io posso avere 100 vertici. Ma quel vertice che mi interessa è adiacente solamente ad altri tre, ecco, per scoprire quali sono questi tre devo leggermi comunque tutte le 100 caselle della riga corrispondente. Devo comunque leggere tutta la riga intera. Anche di là devo leggere tutta la lista, ma la lista ha un numero di elementi pari al grado. Nella matrice invece la riga ha un numero di elementi pari al numero di vertici. E quindi ha il vantaggio che è costante, non dipende dal grado, ma lo svantaggio è che questa costante è più grande rispetto al grado, soprattutto se il grafo ha una densità bassa. Vi risparmio ragionamenti sulla matrice di incidenza perché tanto si usa poco, però potete farveli se volete. Vabbè, queste sono le rappresentazioni possibili. Cioè tu hai un grafo disegnato sulla carta. E dici, vabbè, adesso devo fare public che cosa? Per rappresentarlo. Posso farlo con le liste, quindi con una, di fatto un array di liste, nel caso della lista di adiacenza, oppure con un array bidimensionale. Oppure farmelo fare da qualcun altro, che è un po' sempre il nostro approccio, quando possiamo, trovare una libreria che lo faccia e magari lo faccia bene. Allora, questa libreria, che noi useremo d'ora in avanti, quindi non ci mettiamo mai a costruire, così come non ci siamo mai messi a costruire l'hash table a mano, ma abbiamo usato le strutture dati delle collection. Ecco, nelle strutture dati delle collection di Java i grafi non ci sono, perché non sono collection. E quindi ho trovato questa libreria che di fatto è forse l'unica, forse la più ricca tra quelle open source, che è in grado di rappresentare e gestire i grafi. La libreria si chiama JGraphT. JGraphT con la T finale, da non confondere con un'altra che si chiamava JGraph, che adesso è diventata in realtà JGraphX, perché dalla versione 4 alla 5 ha cambiato nome, che non c'entra niente, ma è molto più famosa. La JGraph, ora JGraphX, serve per disegnare dei grafici, okay, grafico torta, grafico barre, eccetera, eccetera. Non c'entra niente con JGraphT che invece gestisce l'oggetto matematico grafo. Quindi si scarica un suo sitarello jgraphT.org da cui ci sono quattro informazioni in croce e tutti i link però per scaricare la documentazione e la libreria stessa. È una libreria che segue abbastanza bene, no, le linee guida, il modo di pensare che abbiamo ormai appreso lavorando con le collection, perché di fatto fa uso forte di interfacce, quindi tipi generici, e di generics, no? Di parametrizzazione del grafo. Quindi a differenza di altre librerie, altri pacchetti che magari si usano più per dire in ricerca operativa, dove tutto è molto astratto e quindi il grafo è rappresentato tramite un insieme di numeri interi, punto. Qui invece il vertice non è un numero intero, ma è un oggetto Java di un certo tipo. Così come una lista, non facciamo solamente liste di numeri, ma liste di oggetti, anche qua creeremo dei grafi i cui vertici o i cui archi sono oggetti. E quindi li possiamo personalizzare.
È molto più comodo che non avere delle strutture dati basate su oggetti e poi il grafo rappresentato solamente su numeri e doverci fare il mapping a mano avanti e indietro. Questa si integra abbastanza bene con la filosofia di Java come libreria. Il sito è questo qua che vi ho indicato, jgraphT.org. L'ultima versione è la 0.9.1, che si può scaricare andando, dove è andato? Qua, download, e ci scarica un file zip, che al suo interno cosa contiene? Ve lo faccio vedere che l'ho scaricato ieri. JGraphT contiene la cartella JGraphT, al suo interno ci sono tre sottocartelle. Source è quella che ci interessa di meno, è il sorgente Java della libreria stessa. Quindi se vogliamo andare a vedere ma loro come hanno implementato quella determinata cosa, se fossimo curiosi potremmo andarlo a leggere. Non è particolarmente complessa da leggere, quindi, tranne le parti proprio più legate alla rappresentazione del grafo. Lib invece è la parte che ci interessa di più, che contiene una serie di jar, di librerie jar già compilate, che possiamo aggiungere al nostro progetto. E in particolare quella che ci interessa per lavorare, che contiene tutti gli algoritmi principali, è questa libreria Core. JGraphT Core 0.91090, insomma la versione che avete scaricato. Questo è il file da inserire nel vostro progetto. Non fatevi fregare nel copia e incolla, nel senso che jgraph.zip è l'archivio che contiene tutto. Se aggiungete questo al vostro progetto, poi vi lamentate con me che non vede le librerie, okay? Come è già successo col connector Java. Invece dovete aprire l'archivio, fare questa fatica immane. Aprire l'archivio ed estrarre dalla cartella lib il file jar. Jar, non tar, non zip, jar, con la J come jar. Ok? Questa è la libreria che ci serve e che dobbiamo aggiungere al progetto. Poi la documentazione di tutta la libreria è anche nella cartella javadoc, sempre dentro lo zip. Qui se volete in locale potete anche navigare, estraendola ovviamente, perché adesso sto navigando all'interno dello zip, estraendola in una qualche cartella potete andare a vedere o potete dire a Eclipse di andare a leggere la documentazione lì. Ok, qui c'è la differenza tra Windows e Linux, in realtà la differenza è minima, nel senso che uno è compresso con zip e l'altro con targz, ma non cambia nulla. Il contenuto è esattamente identico, non ci sono versioni diverse. Quindi dice, ma manca il Mac, è uguale, scarica quella che vuoi, l'importante è che poi spacchetti il tar con la JGraphT Core. Non c'è molto altro se non appunto il link che c'è qua ai javadoc che contiene la documentazione di tutta la libreria di tutte le classi che poi a piccoli pezzettini digeriremo. E questo è lo strumento che cominciamo a conoscere adesso. Allora, questa libreria JGraph, ah scusate, ancora una micro cosa, le altre librerie, gli altri jar dentro questa directory lib praticamente non useremo mai. Il primo e l'ultimo, JGraph e JGraphX, vedete che manca la T al fondo, sono delle piccole classi, un piccolo insieme di classi che serve eventualmente per collegare JGraphT, quindi la prossima sui grafi, con la libreria grafica di visualizzazione, con la JGraphX. Però dalla versione 2 si chiama JGraphX, la versione precedente si chiamava JGraph senza niente, quindi hanno un po' di classi di raccordo. Noi questa parte di visualizzazione purtroppo non riusciamo a usarla perché JGraphX è pensata per la libreria grafica Swing e non esiste una versione per JavaFX. Ho trovato ieri, ma continua a non esserci e continua a non avere nessuna intenzione di farla. Quindi questa parte qua che sarebbe anche carina, vedere, farsi disegnare questi grafi, purtroppo non riusciamo a farla. Mentre demo contiene, se volete, dei programmini di esempio, ma è molto povera, vedete, anche molto piccola, quindi non è che contenga molta roba. Ext contiene delle estensioni, quindi delle classi in più, degli algoritmi in più soprattutto, che non sono quelli principali, e questa Uber di fatto è un jar che contiene tutto di tutto, cioè contiene tutti gli altri dentro. Se siete pigri mettete solo quello, ma in realtà per quanto serve a noi è sufficiente il core, come è scritto anche nelle slide.
Ok, dicevo, il core cosa contiene? Beh, contiene classi e package che stanno tutte sotto la radice org.jgraphT, sempre la T, la pronuncio sempre con enfasi, così non ce la dimentichiamo, e il package principale contiene le classi principali e le interfacce principali. Poi ci sono i sottopackage, ad esempio .alg contiene gli algoritmi per ricercare, trovare cammini, trovare distanze, eccetera, eccetera, che poi alcuni di questi andremo a conoscere. Poi ci sono una sottoclasse traverse, salto poi in fondo, ma perché vado in ordine di complessità, che serve per attraversare il grafo, quindi fare delle quelle che chiameremo le visite di un grafo, partendo da un nodo, quali sono i nodi, gli altri vertici che raggiungo e attraverso quali strade, quali cammini. Ovviamente un grafo non è una struttura lineare come una lista che la posso attraversare solo in una direzione, in un modo. Un grafo, se è una struttura ramificata, posso avere metodi di attraversamento di visita diversi, che prediligono la velocità, l'ampiezza, il numero di nodi visitati, il numero di archi usati, insomma, lo vedremo. E poi esistono due classi particolari, due package particolari. Uno è Graph. Graph contiene, strano da leggere qua, però bisogna capire come ragiona questa libreria, contiene l'implementazione di vari tipi di grafi. L'implementazione di che? Di quali grafi? Come fai a sapere di quali grafi ho bisogno? No, implementazioni nel senso di classe Java, nel senso che nel package principale jgraphT ci sono le interfacce. Il tuo grafo è un'interfaccia per dire underrated graph, grafo non orientato. Questa è un'interfaccia che dice quali sono i metodi che deve avere un grafo non diretto. Poi da qualche parte qualcuno deve implementare delle classi reali che rappresentino quel grafo. Ecco, queste classi reali sono dentro il sottopackage graph. Poi c'è un altro package che a volte può essere utile per fare debugging, lo sviluppo, è il package generate, che contiene dei metodi per generare dei grafi. Dammi un grafo completo con 7 vertici, pum, lo genera. Dammi un grafo casuale con densità 0,5 usando questi vertici, pum, me lo genera. Quindi genera una serie di grafi dalle proprietà note, sintetici, finti, no? Non partendo da dati reali, ma possono servire per testare un algoritmo, mi faccio generare dei grafi, magari anche più grossi, e così vedo come funziona. Ok, partiamo dal basso, dalla rappresentazione. Gli oggetti, le classi, che rappresentano i grafi. Allora, un grafo, matematicamente, è un insieme di vertici e un insieme di archi. In jgraphT esiste la nonna delle nonne di tutte le interfacce, quindi a livello più alto, che si chiama graph. Graph è un'interfaccia parametrica generica con due livelli di genericità. È generica rispetto all'oggetto che rappresenta il vertice e generica rispetto all'oggetto che rappresenta il tipo di oggetto che rappresenta gli archi. Quindi io voglio avere un grafo i cui vertici siano città, allora definirò qualche cosa che implementa graph di city, virgola, e poi l'oggetto che rappresenta l'arco. Quindi è abbastanza normale per noi fare in modo che i vertici del grafo siano gli oggetti del nostro modello, gli oggetti che per noi rappresentano i vertici. Se è un grafo di città, il V sarà city. Se è un grafo di corsi, di laurea, V sarà corso, e così via. Quindi da quel punto di vista è come fosse una collection, basata su oggetti miei, di tipo mio. Qualunque. Vertici ed archi. Quindi devo definire un tipo di oggetto per il vertice, ma questo normalmente ce l'ho già, è già il dato su cui lavoro, e poi un tipo di dato per gli archi. La libreria definisce già due tipi di dato per gli archi nel caso in cui non serva qualche cosa di più speciale.
l'arco normale o l'arco normale pesato, default edge o default weighted edge. Quindi se io voglio rappresentare dei grafi pesati o dei grafi non pesati, dove il peso è semplicemente un numero reale, mi bastano, non ho bisogno di definire delle classi mie, uso queste. Default vuol dire orientato o non orientato secondo il tipo di grafo, quindi il tipo di arco di base per il grafo che sto rappresentando. Se invece ai miei archi voglio associare delle informazioni in più, allora ho bisogno di oggetti miei, che deriverò ovviamente per sottoclasse da uno di questi due, a seconda che siano pesati o no, e poi dopo, una volta che ho la sottoclasse, ci aggiungo tutte le proprietà che mi servono. Ma in molti casi ci basteranno questi. L'interfaccia graph, dicevo, è quella più alto, da alto livello. Ha tre sottointerfacce principali, che qui sono tutte tre sottointerfacce di graph, quindi anche loro hanno livelli di genericità VE, vertice e archio, che si chiamano directed graph, undirected graph e weighted graph. Quindi grafo orientato, grafo non orientato, grafo pesato. Combinabili in qualche modo tra di loro. Nel senso che io posso avere un grafo, un directed graph, e basta, e allora sto orientando un grafo orientato non pesato. Oppure una classe che implementa entrambe le interfacce, directed e weighted. Allora in quel caso avrò una classe che implementa un grafo orientato e pesato. L'unica cosa che non posso fare è derivare contemporaneamente da directed e undirected, perché sono esattamente uno al contrario dell'altro. Quindi, weighted graph è una interfaccia aggiuntiva, da sola non dice nulla, che si aggiunge, si sovrappone a directed o si sovrappone ad undirected per dire guarda che questo grafo, orientato o non orientato, è anche pesato. Vabbè, qui non lo leggiamo, non è fatto per leggerlo, ma se lo volete leggere lo trovate nella documentazione. Questo è il diagramma delle classi di queste tre interfacce. Questa è l'interfaccia graph e contiene tutti i metodi principali che applicheremo su tutti i grafi. Poi ci sono alcuni metodi invece che differiscono o che vengono aggiunti a seconda del tipo di implementazione. Ad esempio nel weighted graph aggiunge un metodo solo che si chiama setEdgeWeight e imposta il peso dell'arco, che ha senso solamente se il grafo è pesato. E mentre invece, ad esempio, nel caso dei grafi non orientati, ho un metodo degree of, e grado di un vertice. Se invece il grafo è orientato, avrò un in degree of e un out degree of. Quindi, le uniche piccole differenze tra grafi orientati e non orientati sono la ricerca degli adiacenti e i gradi. Perché non esiste un grado unico, ma esiste il grado di ingresso e un grado di uscita. Quindi sono pochissime differenze in termini di metodi utilizzabili. Queste sono invece le classi, queste sotto la linea gialla, le classi che implementano i grafi. Quindi abbiamo queste quattro grosse interfacce, cioè graph che ha quasi tutto e poi directed and directed weighted che mettono i puntini sulle i, e la libreria org.jgraphT.graphs, quindi sopra è org.jgraphT, guardate i package. Sotto i package sono .graphs, sono le classi che implementano i grafi, e sono tutte queste. Ci si perde un po', no? È abbastanza incasinato perché hanno dei nomi che non sempre sono ovvi. Tipo simple graph, è orientato o no? Boh, forse no, ma allora perché non hanno chiamato simple undirected graph? Cioè ci sono dei nomi che purtroppo sono rimasti dalle prime versioni delle librerie, per compatibilità non hanno cambiati, non parlano da soli queste classi. Allora io mi sono fatto il bignami. Forse non sapete più cosa sono i bignami voi, c'erano ancora le scuole superiori, no? I bignami erano dei librettini di 50 pagine che c'era il riassunto dei promessi sposi, c'era il riassunto minimale che ti serviva per prendere 6 e mezzo di tutte le materie, no? E bignami era l'editore di questi libricini che adesso, scopiazzando sullo smartphone, non servono più probabilmente, quindi devo cambiare modo di parlare. Diciamo così, mi sono fatto il riferimento rapido.
Allora, queste sono le stesse classi di prima, disegnate un pochino più brutte, che sono tutte le classi implementate dalla libreria JGraph. Le ho messe in questo modo, dove si vedono, questa è la notazione UML standard, la freccia tratteggiata punto all'interfaccia vuol dire che questa classe implementa quell'interfaccia. La freccia piena, tra una classe e l'altra, significa che questa classe è sottoclasse di quell'altra, no? Extends. Quindi il tratteggiato è implements e il pieno è extends. Allora, io per trovare qual è la classe che mi serve, rispondo a tre domande. La prima domanda è: il grafo è orientato o non orientato? Allora, tutte le classi che implementano grafi orientati le ho disegnate qua a destra, nella metà destra della figura, della pagina. Tutte le classi che implementano il grafo non orientato le ho disegnate a sinistra. Quindi a seconda che sia orientato o orientato, mi oriento, già butto via metà delle classi, faccio una sorta di ricerca dicotomica. Poi, la seconda domanda che mi faccio è pesato o non è pesato? Allora, in questo disegno, i grafi pesati sono dentro la zona verde della centrale, e i grafi invece non pesati sono alla periferia, sinistra o destra. Ricordiamoci che alla domanda precedente abbiamo già buttato via metà della figura, quindi stiamo solo più guardando o la metà sinistra o la metà destra. Di queste due metà ne stiamo, al secondo passaggio buttiamo via ancora metà. E ci rimane solamente una delle quattro colonnine. Quattro colonnine che corrispondono a orientato pesato, orientato non pesato, non orientato pesato, non orientato non pesato. Se no ho sbagliato di qualcosa. E all'interno della colonnina come scelgo? In base alla molteplicità degli archi. Grafo semplice, multigrafo, pseudografo o di tutto. Grafo non semplice che può avere sia archi che archi multipli, cioè una sorta di multi più pseudo messo insieme. Devo dire che nella maggior parte dei casi staremo sul simple, quindi sulla prima riga. Quindi, ma voi a queste tre domande la risposta ce l'avete già, perché sapete che tipo di grafo rappresentare. Allora, tenetevi buone queste tre slide, tutte le volte che volete creare un'istanza di un grafo, vi fate queste tre domande e in tre passaggi trovate esattamente la classe che vi serve. Questo dice tra l'altro che Simple Graph, questa in alto a sinistra, è una delle più gettonate, rappresenta grafi non orientati, non pesati e semplici. Mentre invece Simple Directed Graph è la sua controparte di grafi orientati, non pesati e semplici. Questa qua in alto a destra. Sono le due più utilizzate. Oppure le loro versioni pesate, che sono queste due. Quindi quasi sempre staremo sulla prima riga. Ma in ogni caso il meccanismo di scelta è questo. I metodi che queste classi offrono sono tutti uguali. Perché i metodi che offrono sono derivati solamente dalle classi, dall'interfaccia che implementano. Okay? Ovviamente l'effetto di questi metodi, il risultato di questi metodi, si comporta in modo diverso a seconda del grafo. Se io sono in un grafo semplice e cerco di aggiungere un arco che c'era già, non me lo aggiunge. Se invece sono in un multigrafo e cerco di aggiungere un arco che c'era già, mi aggiunge un arco, un secondo. Il comportamento ovviamente è diverso. Se il grafo è orientato, cercare gli adiacenti da A a B è uguale a cercare gli adiacenti da B a A. Se il grafo invece è orientato, no. Ovviamente. Implementano qualche cosa che sia coerente. Ma il modo, i metodi da chiamare sono gli stessi, questi metodi fanno cose diverse. Quindi, nella pratica, come facciamo a costruire un grafo elaborato? Beh, il primo passo è capire qual è la classe implementativa che ci serve, con questo schema di colori. Creare un'istanza del grafo, dichiarata ovviamente col tipo giusto di vertice, e poi aggiungere i vertici e aggiungere gli archi a questo grafo che inizialmente nasce vuoto, come una collection. La creo e poi ci aggiungo gli elementi.
So che gli elementi questa volta sono di due tipi. Allora, aggiungere un vertice è facile, nel senso che c'è un metodo addVertex, a cui passo un oggetto di tipo V, di tipo vertice, che è il mio oggetto, non è, V non è org.jgraphT.vertice, è l'oggetto che voglio io, questo è un generics che viene applicato al grafo. E poi per aggiungere gli archi invece ho un metodo addEdge che aggiunge un arco tra un vertice di partenza e un vertice d'arrivo. Questo è il metodo normale e funziona se io uso gli archi di default, quelli predefiniti. Se io usassi invece un arco mio, e come fa la libreria, il metodo addEdge, a sapere come fare la creazione di questo arco? Perché è un oggetto mio. Allora in questo caso uso la seconda variante in cui passo, vedete come parametro, anche l'arco. Dico, tu guarda, questo è un oggetto di tipo arco. Te lo passo, per favore aggancialo a questi due vertici. Boolean, dimmi se è andato tutto bene. Quindi, nel primo caso funziona quando io ho dei vertici normali, uso i vertici default, oppure voglio creare io il vertice e quindi ti passo già il vertice per agganciare. Lo useremo molto poco, per non dire quasi mai. L'altro metodo è, nel caso dei grafi pesati, devo anche dare un peso all'arco. L'arco è un oggetto di tipo edge, e come faccio ad avere l'oggetto se non lo creo io? Beh, me lo restituisce l'addEdge. Quindi addEdge crea un vertice, lo aggancia e mi restituisce il riferimento a quel vertice, che può essere il parametro di setWeight, di setEdgeWeight. Ovviamente tutto si basa sul fatto che quando io gli passo un vertice di partenza e un vertice di arrivo, questi vengono correttamente riconosciuti tra i vertici che prima avevo definito e inserito come vertici. Quindi, requisito fondamentale, almeno oggetti tipo E, ma anche quelli di, almeno oggetti tipo V, ma poi anche quelli tipo E, devono essere oggetti fatti bene, implementare correttamente equals e hash code, in modo che poi l'implementazione dei grafi abbia delle collection in cui quando vado a ricercare un vertice per agganciargli un arco, lo sappia trovare con l'equals fatto bene. E tutti gli oggetti devono essere dei bin fatti bene con il loro equals e il loro hash code. Proviamo un esempio allora di questa procedura. Allora, per un esempio di base possiamo prendere proprio un primo esempio molto semplice, esempio grafico. La faccio in Java semplice, senza JavaFX, così non mi complico la vita. Allora, il primo passaggio è aggiungere la libreria jgraphT. Quindi io mi faccio una cartella lib, con tanta fantasia, dentro la quale aspetta che forse ce l'avevo già qua, eccolo qua, copia, trasferisco una copia del jar, non dello zip, qua. Lui mi dice, vuoi copiare, vuoi collegarlo? Voglio copiare fisicamente, e quindi mi sono messo nel progetto la libreria. Non basta, perché così semplicemente ho copiato un file, devo rendere questa libreria parte del cammino di ricerca delle classi. Quindi prendo il jar, tasto destro, build path, add to build path. E quindi questa volta compare un contenitore, la references libraries, quindi librerie collegate al progetto, e questo è un riferimento alla libreria stessa. E a questo punto se la apro mi fa vedere tutti i vari package interni. Un'operazione che conviene fare anche, una volta per tutte, perché poi di solito Eclipse se la ricorda se avete altri progetti che usano la stessa libreria, se vai nella configurazione del build path, vedi che qua, quindi sono andato sul progetto, build path, configure, ti fa vedere le librerie accessibili. Vabbè, il progetto stesso, la libreria di sistema,
se ci fosse JavaFX ci sarebbe JavaFX, e poi c'è questa. Se io vado in libraries, di queste librerie mi fa vedere delle altre informazioni, le informazioni che lui ha. Per ora solamente il jar. Ecco, una cosa che è comodo fare, perché così abbiamo l'autocompletamento, abbiamo la documentazione, eccetera, è agganciare un javadoc a questa libreria. Dire a Eclipse, visto che non la conosce questa libreria, gli abbiamo appena buttata dentro, dirgli guarda che il javadoc corrispondente si trova lì. E così tu quando devi scrivere, allora andiamo su javadoc, facciamo doppio clic, e dice dov'è il javadoc per jgraph-t, core, bla bla bla. E io ho due scelte, o gli metto la URL, quale URL, quale indirizzo? Questo. Quello che navigherei normalmente via internet, Eclipse è capace di andarsi a leggere le cose lì, e se lavoro in modo connesso va benissimo così, ma se invece lavoro quando non sempre ho la connessione, allora posso dire guarda che il javadoc è salvato in un archivio, da qualche parte. E qual è l'archivio? Lo vado a cercare, dunque, dov'è che l'avevo scaricato? Qua, Dropbox. Tecniche di programmazione, tools, librerie, jgraph-t, ho dato il percorso dello zip, all'interno di questo zip c'è la cartella javadoc, ok. Qui sto dicendo guarda che il javadoc lo trovi dentro questo zip che l'ho salvato qui e all'interno dello zip si trova dentro questa sottocartella. Fai validate per essere sicuro che lui trovi l'index.html che è il punto d'inizio della documentazione, se non lo trova vuol dire che hai scelto una cartella che non c'entrava niente, e fai ok. Quindi da questo momento in avanti hai accesso online dentro Eclipse anche alla documentazione delle classi, che è sicuramente comodo. Allora, avendo a questo punto aggiunto la libreria, facciamo un primo, diciamo un main di prova. Nel quale proviamo a costruire un piccolo grafo, tanto per familiarizzarci con la libreria. Dunque, main m uguale new main m.lang. Questo non c'entra niente. Ok. Allora, immaginiamo di voler rappresentare ad esempio uno, vabbè, prendiamo un grafo di quelli di prima, no? Che avevamo usato negli esempi. Fatemi dare uno, trovare uno con le lettere. Questo qua. Di pagina 16. Allora, è un grafo non orientato, non pesato. Allora, definiamo una variabile di tipo non orientato, non pesato, undirected graph. Undirected graph è un'interfaccia . Quindi qui posso definirlo, o già definire la classe, oppure come sempre meglio, lavorare a livello di interfaccia. Non conviene mai definire come interfaccia graph, perché poi non ho neppure poi i metodi per andare a prendere gli adiacenti. Quindi scelgo undirected, directed oppure weighted, no? Come interfaccia dell'oggetto da definire. E lo definisco come? Scriviamo in italiano così ci ricordiamo che è nostro. Come una variabile di tipo undirected graph a cui devo passare il tipo di dato che costituisce il vertice e il tipo di dato che costituisce l'arco. Allora, nel nostro caso i vertici li vogliamo chiamare V1, V2, V3 e quindi il tipo di dato che costituisce il vertice è string. Mentre il nostro arco è un arco normale, senza informazioni particolari, non orientato, quindi sarà un default edge. Default edge che è dentro ord.jgraph-t.graph.
Qui ho definito la variabile, ovviamente devo creare ancora l'oggetto di tipo grafo. Normalmente si fa su una riga sola, però qui stiamo facendo un ragionamento un pezzettino per volta. Creare l'oggetto, allora devo crearlo usando una delle classi concrete, delle classi implementative. Nel caso del grafo orientato, scusate, non orientato, non pesato, è symbol graph. Quindi grafo uguale new simple graph. Simple graph, che ovviamente è dentro org.jgraph.t.graph come package, ha un costruttore. Allora, lui innanzitutto, già Eclipse è riuscito a capire qual è il tipo parametrico di simple graph, perché l'ha copiato dal nome della variabile cui stiamo assegnando. E poi il costruttore ha bisogno di un'altra informazione, una variabile che chiama edge class. Cioè lui vuole sapere qual è la classe concreta degli oggetti che rappresentano gli archi. Ma dici, ma è default edge, te l'ho appena detto. Però magari io qua gli potrei passare un'interfaccia e non una classe, e lui non saprebbe che cosa farsene. Oppure magari voglio che gli archi siano di qualche sottoclasse di questa classe qui. Questa è una classe che indica il tipo con cui li manipola. Ma un generics non mi basta mai per poter creare oggetti di quel tipo. Mi serve per poterli usare, non per crearli. Quindi, affinché le procedure interne al grafo possano creare esse stesse gli archi, gli oggetti tipo arco, devo dire perlomeno qual è la classe di cui sono composti. E come faccio? Beh, prendo il nome della classe, punto class. L'attributo class di una classe è un oggetto di tipo class che contiene le informazioni sulla classe stessa. Detto così sembra uno scioglilingua, ma fa parte della reflection. Ti passo un oggetto che descrive qual è la classe che mi interessa. Per fortuna non abbiamo bisogno di capire molto di più. Semplicemente ci serve l'oggetto che voglio usare come arco, punto class, nel costruttore. In realtà c'è un altro costruttore alternativo che prevede di passare non la classe ma una factory. Cioè ti dico, senti, non crearti tu gli oggetti, non ti dico di quale classi sono. Ti dico che tutte le volte che hai bisogno di un oggetto, chiamo questo metodo della mia classe. Ti do io la classe che è capace a costruirli. Quindi anziché fare new, chiamerai la factory. Però non vale la pena, soprattutto se gli archi sono semplici. E soprattutto se possono essere costruiti senza parametri, senza ulteriori informazioni. Ok, arrivati a questo punto abbiamo costruito un grafo, esiste ed è vuoto. Volendo io potrei anche stamparlo. La classe grafo ha un metodo toString che è abbastanza furbo. Se io lo eseguo, adesso mi fa vedere una cosa che sembra uno smiley quasi, due occhi che mi guardano sbarrati. In realtà il grafo è un insieme, una coppia di due insiemi. Qui vedete le parentesi tonde esterne, ricordate, grafo uguale V e, quindi le due parentesi sono quelle che racchiudono V ed E. Il primo insieme è l'insieme dei vertici. Il secondo insieme è l'insieme degli archi, che sono per ora insiemi vuoti. Però l'ha creato, non mi ha dato eccezioni, esiste ed è sano. Adesso proviamo ad aggiungerci dentro i vertici. Allora, grafo.addVertex V1. Qui passo oggetti di tipo string. Se il grafo non fosse di string, fosse di city, di città, allora passeremo new city di qualche cosa. Grafo.addVertex, vedete che anche nell'autocompletamento lui mi dice che il metodo addVertex vuole uno string come parametro. V2, ovviamente nel 98% dei casi questi vertici non andiamo a mettere a mano, ma li leggiamo da un database.
fino a 5 devo andare, no? 2, 3, 4, 5. Ho aggiunto i vertici, per ora avrò un grafo che ha 5 vertici scollegati tra di loro, tutti e 5 isolati. Rappresentato così. Questo è l'insieme dei vertici. Archi non ce ne sono. E gli archi li possiamo aggiungere. Con addEdge, che riceve come parametro che cosa? Due oggetti di tipo string. Quindi, V1 è collegato a V2. Attenzione che cosa fa questo metodo. Crea un nuovo oggetto di tipo default edge che farà quel che farà, non so come ha fatto questo oggetto, non mi interessa. Poi deve collegarlo. Questo oggetto V1, questo qua tra virgolette, un oggetto di tipo string, che non è lo stesso oggetto di tipo string che c'è qua. Ho fatto due new diverse, due stringhe diverse, quindi non c'è scritto new perché ho detto le virgolette, ma perché abbiamo le stringhe così, e c'è il caso semplificato. Ma qui c'è un oggetto, qui c'è un altro oggetto, il cui metodo però equals dice che questi due oggetti sono uguali, e il cui hash code è identico. Questo è l'unico modo che ha il metodo addEdge di andare a ripescare, dato un oggetto che riceve, qual è quell'oggetto che speriamo sia unico all'interno dei vertici che è equals a lui, che sia uguale a lui. Quindi lui in realtà non crea un arco su questo oggetto che gli passo, ma crea un arco sul vertice che è equal a questo oggetto. Poi può darsi che sia lo stesso, in alcuni casi lo è. Perché ripassiamo magari, navighiamo la collection di oggetti e gli ripasso lo stesso. Ma il ragionamento che lui fa è di andare a cercare nell'insieme di vertici uno che sia uguale a questo. Fa una ricerca dentro una collection. E la stessa cosa, ad edge abbiamo detto da 1 a 5, e qui ci vuole un po' di pazienza. Possiamo anche prendersi una licenza poetica e dire che il grafo che facciamo è leggermente diverso, quindi un po' più corto. Da 2 a 4, da 4 a 3. Fermiamoci qua per il momento, manca ancora qualche arco. Allora, il grafo è un grafo non orientato, perché, per cui uno potrebbe chiedersi, ma se aggiungo l'arco da 1 a 2 devo anche aggiungere quello da 2 a 1? No, la libreria lo sa che il grafo non è orientato. Quindi se internamente una struttura dati, tipo una lista di adiacenza, che deve aggiungere due volte, la fa lui. C'era una domanda, scusami. Dimmi. Ho ritorno nullo o da un'eccezione? Vediamo subito la documentazione. Allora, dice, se cerchi di aggiungere un arco che c'era già, il metodo non cambia il grafo, ritorna null. The source and target vertices must already be contained in the graph. Quindi se il grafo non c'è, deve esserci, se non ci sono, ritorna illegal argument exception. Quindi null è quando cerchi di aggiungere un arco che c'era già. E il grafo non è multiplo e quindi quell'arco non viene aggiunto. E ti dice che non l'ha aggiunto. Se invece cerchi di collegare a un vertice che non esiste, hai un'eccezione. Ecco, se io facessi il run di questo, finalmente mi fa vedere il grafo, un grafo completo, questo è l'insieme di vertici, lo stesso di prima, e poi ci sono gli insiemi di archi, c'è un arco che va da V1 a V2, un arco che va da V1 a V5, un arco che va da V2 a V4 e da V4 a V3. Poiché il grafo non è orientato, non stupiamo, in questo caso non è successo. Ma non stupiamoci se noi inseriamo un arco da V2 a V4 e lui me lo stampa come l'arco da V4 a V2. È la stessa cosa. No, dipende poi internamente come li memorizza. In questo caso li ha stampati esattamente come li avevo inseriti. Altro dettaglio implementativo, come fa lui a stampare V1? Chiama il metodo toString del vertice.
Quindi per poter debuggare e vedere che cosa succede, è importante che i nostri oggetti che usiamo come vertici abbiano un toString fatto bene, che è stampato il quale, sapete che lo toString di default stampa l'indirizzo esadecimale di memoria in cui si trova l'oggetto. Ci andiamo a nozze. Quindi ricordiamoci sempre di definire non solo l'hash code e l'equals, ma anche il toString in modo da poter vedere il grafo almeno nelle fasi di debugging. Ecco, una volta che il grafo è creato, posso interrogarlo, posso farci delle operazioni. E quali sono le operazioni che posso fare sul grafo? Beh, le vado a cercare, vi dico, non abbiamo tempo di vederle tutte, ma vi dico solo due posti in cui andare a cercare le operazioni. Una è l'interfaccia graph. L'interfaccia graph, che è ovviamente la nonna di tutte queste classi, ha questi metodi. Addedge lo conosciamo, advertex lo conosciamo, e sono per creare il grafo, ma poi per interrogarlo. Allora, ad esempio, ho un edge set che mi restituisce un set di tutti gli archi, e un vertex set qua sotto che mi restituisce il set di tutti i vertici. Quindi se voglio poi più avanti iterare per ogni vertice e fare una certa cosa, vado a prendere il vertex set dal grafo e mi dice qual è l'insieme di vertici. Poi, dato un arco, dato un vertice, scusate, mi ritorna edges of, quali sono gli archi incidenti ad un dato vertice. Quindi ti passo il vertice e mi dai gli archi incidenti. Nel caso in cui il grafo sia orientato, dato un arco mi dice qual è il vertice di partenza e il vertice d'arrivo di quell'arco, e eventualmente nel grafo in cui sia pesato invece mi dà il peso del grafo stesso, dell'arco stesso, scusatemi, per ogni arco. Quindi questi sono i metodi principali, no? Pensate un po' come i vari metodi get o contains delle collection, che mi permettono di interrogare il grafo in quanto tale. Poi a livello più basso posso avere la collection degli archi, dei vertici, e la collection degli archi separatamente se voglio enumerarle in qualche modo. Non c'è un metodo che, dato un vertice, mi dice quali sono i vertici adiacenti. Mi dice quali sono gli archi, però poi dall'arco devo passare al vertice, andando a chiedermi il target, eccetera. No? Perché questi qua sono talmente generali, devono funzionare per i multigrafi, devono funzionare per i grafi orientati e non orientati, e quindi la domanda, dato un vertice, dammi gli altri vertici, non sempre ha senso. E quindi esisterà tutta una serie di casi in cui questi metodi sono belli, ci piacciono, ma sono un po' troppo di basso livello per noi. Allora, per questo motivo, dentro il package principale c'è anche una classe graphs. Quindi graph senza niente è l'interfaccia madre. Graphs è una classe astratta. Diciamo, una classe fatta di tanti metodi astratti, vedete che erano tutti static, cioè statici. Quindi non ho mai bisogno di istanziarla questa classe, graphs con la S, ma userò i suoi metodi, graphs.qualcosa. Allora, ad esempio, c'è neighbor list of, userò graphs. Punto neighbor list of, e ti passo un vertice e mi istituisce la lista degli altri vertici. Facendo cosa? Beh, facendosi dare gli archi e poi di ogni arco andando a prendere l'estremo opposto. Fa in tre righe quello che dovremmo fare comunque noi, ma lo fa in un metodo. Quindi questi sono metodi di utilità. Ovviamente, essendo metodi statici di un'altra classe che non c'entra niente col mio grafo, dovranno ricevere come parametro ovviamente il grafo, il riferimento al grafo stesso. E quindi anche qua c'è una manciata di metodi che sono quelli principali per poter interrogare, di fatto muoversi dentro il grafo, da un arco a un altro, eccetera, eccetera. Così come c'è un metodo addedge che mi permette di aggiungere un arco e contemporaneamente settargli anche il peso, perché altrimenti dovrei fare due istruzioni diverse e ricordarmi qual è l'oggetto di tipo edge ritornato, eccetera. Così come una cosa molto comoda è add all vertices, perché tipicamente l'elenco dei vertici noi ce l'abbiamo tirato su in una collection da un database,
e poi dovrei fare un advertex uno per uno dentro una, non muoio, però dovrei fare un ciclo in cui uno per uno questi vertici vengono aggiunti, mentre invece questo metodo è un po' come l'add all della collection: gli passo il grafo, gli passo una collection di vertici e lui me ne aggiunge tutti. Beh, di fatto è una, questo è un metodo, se andate a vedere le implementazioni, di due righe che fa semplicemente un for, niente di più, però se lo fa lui è meglio che farlo noi. Quindi diciamo così, i metodi di base per muoversi dentro i grafi li trovate o nelle metodi implementati, dichiarati dall'interfaccia graphs, più quei pochissimi implementati dalle sottointerfacce, oppure i metodi di utilità implementati come metodi statici della classe graphs. Ok? Questo è l'ABC ovviamente. La prossima volta proveremo a fare qualche esercizio un po' più realistico. Io mi ero preparato, però oggi diciamo che non ho tempo di iniziarlo, evidentemente. L'esercizio accennavamo ieri, no ieri quando l'abbiamo visto, martedì, al problema degli stati confinanti. Quindi sono riuscito a trovare, poi ve lo racconto, un dataset che mi dà l'elenco di tutti gli stati, tutte le nazioni del mondo e quale confina con quale. E quindi potremo effettivamente costruire questo grafo, vederlo, attraversarlo, vedere che cammino fare da qua se vogliamo andare in Azerbaijan, quali sono i percorsi possibili, o giochini del genere. Ma vi chiedo di aspettare martedì. Adesso qua facciamo intervallo, poi arriverà Squillero invece che fa l'esercitazione come già accennato prima.